la situazione si fa difficile. Paolo Vecchi, 9-9 il punteggio, palla torna al campo del battipaglia, il palleggio per la schiacciata di Kiossev, murato nettamente Kiossev, vedete muro molto ben portato da parte di Salvatore Badalato, ed ecco il regista, il 33enne Sacchetti. La ricezione di Vecchi, altro centrale molto esperto, buona la difesa del gabbiano, il palleggio di Sacchetti per Di Agostini che gira molto bene in lungo linea, 10-9 in favore del gabbiano. Vedete, aggira molto bene il muro a 3, niente da fare per Palumbo. Sullo sfondo il giocatore che vedete scaldarsi è il venezuelano Cabrera, che ha preso il posto di Reisman. All'alta per Kiossev, si riscatta dall'errore commesso in precedenza Borislav Kiossev, nessun tipo di problema contro il muro a 1. Un punto da recuperare per il battipaglia, battuta di Esposito, la combinazione ottima in veloce, chiusa molto bene da Badalato sull'invito di Sacchetti. Servizio nelle mani di Di Agostini, con una mano Esposito, difesa, e poi dopo non si capiscono Bevilacqua e Norbiato, ne approfitta la squadra di battipaglia. Il servizio nelle mani del bulgaro Borislav Kiossev, capitano anche della nazionale del suo paese. Schiacciata di Badalato, la buona ripresa in difesa, ma c'è stata una infrazione a rete, come segnala il secondo arbitro, il signor Catanzaro. Decimo punto per il battipaglia. Borislav Kiossev sbaglia alla ricerca di una battuta un po' troppo potente al salto. Si cambia il servizio nelle mani di Salvatore Badalato. Schema di veloce dietro, rimedia Sacchetti in difesa, il palleggio poi di Norbiato, palla schiacciata ma ripresa molto bene dai giocatori di battipaglia in due tempi. Norbiato, vedete la difesa e la palla spinta molto bene a rete, ed ecco il servizio di De Muzio. Un po' di problemi in ricezione, Sacchetti, ottima la sua palla veloce offerta a Norbiato, il grintoso trentenne della squadra di Mantova. Vedete il muro salta fuori tempo e fuori posizione. Servizio di Ugolotti, la sospensione di Esposito, il pallonetto appena accennato da parte di Petio Dragiev da seconda linea, chiamati i giocatori del gabbiano, ma finisce fuori la conclusione della squadra mantovana. Il servizio nelle mani di Nicolò Palumbo. Esposito, buona la combinazione in veloce, Sacchetti cerca appena può di utilizzare al meglio i suoi schiacciatori centrali. Servizio nelle mani di Paolo Bevilacqua, problemi in ricezione, si deve spostare il palleggiatore. Esposito va a tirare ugualmente con discreta potenza Borislav Kiossev, situazione sempre di parità, 10-10, vedete la schiacciata di Kiossev. Adesso grandi problemi in ricezione per la squadra di Mantova, torna in vantaggio la squadra di battipaglia, 11-10, ancora Petio Dragiev, all'alta di Sacchetti per Di Agostini, murato, 12-10. Sicuramente sta giocando una delle sue migliori partite la squadra di battipaglia, vedete l'ottimo muro da parte del palleggiatore Esposito, che sicuramente non è un gigante, alto 1,81 m, che è un'altezza più che buona per una persona normale, ma non per un giocatore di pallavolo che per di più voglia giocare in Serie A1. Comunque ha una buona visione di gioco Esposito, che sta tenendo bene la regia della squadra di battipaglia. Due punti di vantaggio per la squadra che, pensate, è ultima in classifica con 0 punti in questo incontro, che vale solamente per la lotta per la retrocessione, mentre nell'alta classifica gli incontri di queste ultime 3 giornate serviranno solamente per delineare le prime 3 squadre, le prime 8 squadre, scusate, che andranno poi a fare i playoff finali con la classica finale al meglio delle 5 partite. Ha riconquistato intanto il pallone grazie a questo tocco pregevole da parte del regista Sacchetti,
due punti da recuperare comunque per la squadra di Mantova, mentre la squadra di Battipaglia fa entrare in campo il numero 14 Trombetta, servizio di Norbiato. Bello il pallonetto da parte di Esposito, rimedia poi di Agostini, la schiacciata ottima da parte di Sacchetti. Vedete Sacchetti, ottimo il suo diagonale, ancora Norbiato, undicesimo punto per la squadra di Mantova, ma tanto ha riconquistato subito la battuta il Battipaglia grazie all'ennesima schiacciata, vedete, di Borislav Kiosev. Nessun problema nonostante la presenza del muro a due. Si gioca da seconda linea su Bevilacqua, parte con grave ritardo Vecchi, c'è il cambio di battuta, un solo punto divide le due squadre in campo, 11 per chi batte, 12 per chi riceve. Sacchetti ha battuto, De Agostini rimette le cose in parità, 12 a 12. Eccolo De Agostini, il grande specialista della ricezione, la battuta di Sacchetti. Esposito spinge molto bene di sinistro Kiosev, un pallone sul quale non era arrivato col suo braccio preferito, vedete, è riuscito comunque a spingere molto bene un pallonetto sul muro del gabbiano in fase calante. Esposito, deve correre Sacchetti, la palla schiacciata da Ugolotti e fuori, come segnala il primo arbitro, torna in vantaggio 13 a 12 la squadra di Battipaglia, incitata dal pubblico che nonostante lo zero in classifica continua a sostenere con grande sportività gli atleti, che adesso, come vi ho detto, sono allenati da Iliev dopo le dimissioni del primo allenatore Alexander Skiba. Esposito, combinazione di veloce ottima, chiusa molto bene da De Muzio. Rivediamo la schiacciata di De Muzio e il punteggio di 13 a 12 con Borislav Kiosev che va in battuta. La ricezione di Bevilacqua, si lotta a rete, la palla torna in possesso del gabbiano Mantova, 12 a 13 il punteggio. Ancora Sacchetti, vedete come tende sempre a velocizzare il gioco, intanto il gioco è già ripreso. Andiamo a vedere la schiacciata buona da parte dell'altro bulgaro Petio Dragiev, battuta recuperata, problemi un pochino per il muro, ed ecco che entra il venezuelano Cabrera, come vi ho detto in apertura di collegamento, ha preso il posto del brasiliano Reisman, il quale doveva tornare in Brasile non certo per demeriti ma perché si è gravemente infortunato. È il turno in battuta del 22enne Fabrizio Golotti, eccezione di Kiosev, la palla che finisce direttamente fuori e punteggio nuovamente in parità 13 a 13 in questo primo set. Il servizio ancora nelle mani di Ugolotti. Esposito in regia, combinazione di veloce con Paolo Vecchi, bravissimo Bevilacqua, 14 a 13, una palla 7 in favore del gabbiano. Vedete la schiacciata di seconda intenzione da parte di Bevilacqua, il time out adesso naturalmente chiamato dall'allenatore Iliev. Approfittiamo magari per fare un po' di chiarezza in questa lotta per la retrocessione, con il gabbiano che ha 12 punti, Battipaglia 0, già retrocesso. Poi a 14 punti ci sono il Venturi di Spoleto e la Buffetti di Bologna. La terzultima giornata vede un incontro proibitivo per la Buffetti di Bologna, che è ospite della Maxicono di Parma, mentre l'Olio Venturi potrebbe anche farcela, gioca in casa contro l'Eurostile di Montichiari, squadra che ha alternato prestazioni molto buone ad altre partite non molto gloriose. Ma andiamo a vedere questa prima palla 7, la bella difesa di Agostini. Bevilacqua, la palla toccata dal muro, si inserisce rapidamente Esposito, palla alta per Petio Dragiev e con freddezza riesce a tirare molto bene una zona sguarnita del campo dei mantovani. E vedete annullata la prima palla 7, ancora un cambio, entra numero 10 il capitano Ianuale, eccolo inquadrato, è andato a riposarsi in panchina Esposito, tutto naturalmente per
alzare il muro in prima linea. Sacchetti chiamato Bevilacqua, la bella difesa a terra da parte del battipalli, ancora Petio Dragiev, 14-14, dopo aver annullato una palla 7, il bulgaro Petio Dragiev ha realizzato anche il punto del 14 pari. Il muro riesce a intercettare, ma poi la palla finisce sul palo, quindi esternamente all'asticella che delimita il campo in linea d'aria. Sempre 14-14, torna in campo naturalmente il regista Rino Esposito. Chiamato da seconda linea Palumbo, finisce in campo la risposta del muro, vedete nettamente, aveva ragione il primo arbitro, 15-14 in favore del Gabbiano, la battuta di Bevilacqua, il pallonetto di Esposito che annulla un'altra palla 7 per il Gabbiano Mantova, che aveva già avuto un'occasione propizia sul 14-13, il servizio di Dragiev. Ancora si gioca da seconda linea con Bevilacqua, bello il tuffo di Palumbo, ma nessuno riesce a seguire l'intervento difensivo, vedete il tuffo ottimo di Palumbo e poi la palla che cade in mezzo al campo. Terza palla 7, un punto di vantaggio ancora, il servizio nelle mani di Norbiato per il Gabbiano. Esposito, palla alta con la schiacciata tranquilla e sicura da parte di Chiossev, che vedete dice al suo palleggiatore nei momenti difficili: dai pure il pallone a me. Paolo Vecchi, tre palle sette annullate, un punto da recuperare per il battipaglia. Sacchetti, la finta al centro di Agostini, riesce a recuperare Palumbo. Esposito, palla alta per Chiossev, la difesa di Agostini, chiamato Bevilacqua da seconda linea, la palla si impenna dopo aver toccato il nastro. Ancora il palleggio di Esposito per il bulgaro Chiossev, e poi di prima intenzione, ma il gioco era già stato fermato. Chiossev realizza il quindicesimo punto, 15-15, vedete la grinta del bulgaro, la grinta anche di questa squadra che vorrebbe almeno abbandonare quota zero. La palla ancora schiacciata molto bene da seconda linea da Petio Dragiev, 16-15, adesso c'è una palla 7, vedete Petio Dragiev, ottima la sua schiacciata su questo recupero. La palla 7 adesso è per battipaglia. Sacchetti, si gioca molto su Bevilacqua da seconda linea e Bevilacqua annulla a sua volta la palla 7 per i padroni di casa di battipaglia, dopo che il Gabbiano Virgilio aveva avuto tre palle per chiudere il primo parziale. Con risposto su una ricezione difettosa Chiossev, palla è stata toccata dal muro, non sono d'accordo alcuni giocatori del Gabbiano, ma poi Badalato, vedete, si prende carico subito dell'errore commesso. Ancora una palla 7, il servizio nelle mani di Esposito. Sacchetti può rimpostare l'azione d'attacco, ancora la schiacciata murata decisamente dal Gabbiano di Mantova. Ancora una palla 7 annullata, vedete Chiossev impegnato contro il muro a 3 di Agostini, un punto da recuperare per gli ospiti. Esposito, lo schema di incrocio e va subito a chiudere Borislav Chiossev, sempre 16-15, ancora un set ball in favore della squadra di battipaglia. La palla appena accennato, il pallonetto di Badalato rimane nel campo del Gabbiano Virgilio Manto, e quindi in 26 minuti di gioco si chiude il primo parziale con il punteggio di 17-15 nel corso di 26 minuti, appunto, primo set. E adesso